Noi come Buon Diritto volevamo unirci ai ringraziamenti per chi ha organizzato questa edizione del festival anche quest'anno, per tutte le persone volontari e volontarie, anche chi non vediamo che dietro le quinte, che sta lavorando per renderlo possibile, sarà ed è stato un lavorone. E diciamo che riteniamo importante essere ancora dopo 10 anni a Sabir per diversi motivi. Uno tra i principali è il fatto che è un'occasione per ritrovarci insieme, è un'occasione per confrontarci, però riteniamo che sia anche un'occasione di denuncia, e quindi unisco e ringrazio anche per aver ricordato appunto quello che sta accadendo in Palestina, quello che sta accadendo in Medio Oriente, il genocidio in corso a Gaza, e il fatto che Sabir è uno spazio in cui dobbiamo ripensare con nuovi linguaggi, veniva detto prima, immaginare la realtà decostruendo alcune logiche che sono logiche coloniali, che sono logiche razziste, che negli ultimi anni hanno preso sempre più piede in Europa e che i governi italiani ed europei hanno appunto portato avanti, ed è il motivo per cui le persone continuano a morire in mare, è il motivo per cui ci sono doppi standard e criminalizzazione, razzializzazione, marginalizzazione anche una volta che le persone arrivano qui. Sabir è il Festival delle Culture Mediterranee e forse dovremmo riappropriarci anche un pochino di questa idea di Mediterraneo, ripensarlo come uno spazio diverso da quello che è diventato, uno spazio appunto che dovremmo liberare da queste logiche, da queste leggi di morte che sono state fatte, di esclusione, di chiusura, e quindi un nuovo immaginario anche da cui ripartire, anche qui da Sabir insieme, potrebbe essere quello appunto di immaginarlo come un luogo di incontro, come è stato anche e come dovrebbe tornare ad essere, un luogo in cui condividiamo e condividiamo in modo paritario diritti, garanzie, tutele e diciamo modalità di esprimerci, e rivendicare qui da Sabir una società, un sistema in cui la libertà di movimento sia garantita a tutte le persone e non sia un privilegio o una concessione, quindi tornare appunto anche a utilizzare dei linguaggi che poi ci permettano di descrivere la realtà per quella che è, quindi anche non avere paura di nominare le cose con il loro nome. Grazie.